Carissimi utenti, buongiorno, siamo qui collegati da Mignano Montelungo per la Gran Fondo del Castello. La Gran Fondo del Castello consiste che i biker dovranno delle mountain bike realizzare un circuito di 42 km, il percorso lungo. Poi c'è il percorso corto di 22 km e in più c'è la categoria e-bike che dovrebbe partire all'inizio. Una grande idea, una grande iniziativa, quella che praticamente ha posto in essere l'organizzazione, ossia Estasi Mountain Bike, un'associazione sportiva dilettantistica che punta molto sulle bike e quindi punta molto sul ciclismo verde, sui tour di campagna e di montagna. Infatti il circuito consisterà che i biker dovranno circolare non solo nel comune di Mignano ma anche nelle frazioni, quindi è un obiettivo di poter coinvolgere tutto il comune al fine di ottenere la rivalutazione del territorio nei confronti di società ciclistiche che provengono anche da fuori. Ricordiamo che c'è appunto molte società campane del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio, come appunto la MTB Bike di Cassino, oppure abbiamo la società Matese Racing, abbiamo l'HGV, Esernia Bikers, Team Giannini, Team Amoruso, il Triciclo di Sidicino, I Love B MTB Torre del Greco, Return to Life, Aurunci Cycling Team, diciamo sono tantissime le società, i ciclisti di L'Aquila, Ciclo Carbonari Bikers, Team Momo Bikers, New Sport Cycling Content Fine Bike, abbiamo inoltre la Kubelteria Bike, Ciclo Carbonari Bikers, Bike Extreme Racing Team, Pezzotto Ciclo Team e Briganti, Team Giannini, Bici in Canto nel Vulcano, Estasi Mountain Bike, che è la società partecipante, D'Ambrosio Bike, gli Agnello Team, Ciclistica L'Aquila, abbiamo la Molise Cycling Team, Sei Torri Bike, Passion Bike, Team Over the Top Bike. Quindi si parte con Russo Alessandro della Estasi Mountain Bike, Guido Maritato della Pezzotto Cycling Team, Aloisio Bernardo, poi abbiamo Vincenzo Feola, ecco nelle immagini, abbiamo Scognamiglio Ettore, e poi c'è Lepre, il Triciclo Sidicino, che vanno in valle. Ed ecco che si dovrebbe partire per la Gran Fondo di percorso lungo e breve. A momenti dovrebbe, ed ecco che inizia la gara, tantissime società di biker, molti biker, davvero è un successo questa kermesse sportiva voluta da Estasi Mountain Bike e che continua ad ottenere successo grazie all'impeccabile organizzazione dell'ASD Estasi Mountain Bike. Vedete quanti biker sono giunti qui a Mignano Montelungo da ben diverse regioni italiane, vedete un fiume di biker che in questo momento stanno attraversando le strade adiacenti al castello. Siamo nel pieno centro, davvero un grosso successo. Complimenti per l'organizzazione, uno straordinario successo sportivo per questa kermes sportiva che continua ad ottenere il suo successo. Quindi adesso i biker si avvieranno verso la valle, li vedremo scendere giù come si evince dalle immagini. Ed ecco in profondità, vedete che stanno attraversando le campagne, adesso i biker si indirizzeranno verso le campagne. L'obiettivo di Estasi Mountain Bike è quello di rivalutare il territorio, far conoscere il territorio, quindi molti ciclisti provenienti da altre regioni conosceranno il territorio, vedete che belle piante di uliveti e vigneti. E proprio qui passeranno i biker, eccole nelle immagini, passeranno i biker, ecco, si tende a far conoscere, ecco, Mignano Montelungo nelle immagini. Carissimi utenti, ci troviamo qui presso la località Lo Sbaglio. Ecco, questo è il percorso di campagna che stanno effettuando i bikers. Questo è un trekking di oltre 42 km, arriva anche in montagna, attraversa tutte le frazioni. Tra poco siamo al 50% del percorso, tra poco arriverà il primo in classifica e passerà qui per fare una circonferenza e poi giungere definitivamente al traguardo. Ed ecco, vedete la natura che domina qui a Mignano Montelungo. Ci siamo spostati su un altro versante, davvero bellissime immagini di una.
Ed ecco che qui appunto il tracciato, siamo in un'altra zona dove vedete a fianco ai vigneti passeranno i biker. Ecco un biker passare in questo tracciato, vedete scendere, adesso si ferma, gira a sinistra ed ecco che imbocca verso la strada dei vigneti, si passa attraverso i vigneti, davvero un paesaggio naturale straordinario, spettacolare nella natura. Poi vabbè c'è un po' di imboscata, eccolo nelle immagini che va sotto il ponte a quanto pare. Poi dovrebbe girare e salire sul ponte. Questo è il passaggio, ecco, lo vedremo tra poco. Il biker che dovrebbe passare sul ponte a momenti. Vediamo cosa succede in questo caso. Davvero un percorso, questo è un punto davvero interessante. Poi vedremo, eccolo nelle immagini che poi imbocca un'altra siepe. E poi diremo anche i nomi adesso subito. Eccolo nelle immagini un altro biker, benissimo, molto bene, ce ne sono due. Ed ecco altri due biker che stanno scendendo, vedete, da un percorso trekking, possiamo definirlo, formato trekking, attraversano il campo agricolo dei vigneti e raggiungono in realtà il ponte. Vedete nelle immagini, benissimo. Altri due biker stanno scendendo, poi vedremo le immagini da primo piano, quindi vedremo anche, diremo anche i nomi degli atleti. Intanto il ponte in questo momento sarà attraversato da 4-5 biker. Vediamo nelle immagini che passeranno appunto sul ponte. Ecco il primo, c'è un punto di distribuzione dell'acqua, vedete nelle immagini dove. E poi si indirizzano verso la siepe. Ecco il secondo, il terzo e il quarto e il quinto. Adesso a momenti ci saranno le immagini da primo piano. Ecco, carissimi utenti, un altro biker nelle immagini gira a sinistra, attraversa il terreno agricolo dei vigneti. Nelle immagini vedete, molto bravo questo biker. I nomi li faremo nel primo piano, come ripeto, ecco, si lancia verso il ponte. Ci saranno altri biker. Ed ecco un altro biker che sta scendendo, gira a sinistra. Questo davvero è un percorso molto interessante. Ci sono anche le frecce a terra MTB e attraversa tutto il terreno agricolo dei vigneti. Questo è davvero molto bello, questa è una natura meravigliosa che parla da sé, le immagini parlano da sé, che rispecchiano che vivere nel verde fa molto bene alla salute, come anche gareggiare in mountain bike. Ed ecco che il biker dovrebbe attraversare il ponte, ecco lo vediamo qui nelle immagini. Bene. Che si avvia verso la siepe ed ecco che stanno scendendo altri due biker nelle immagini, vedete girano a sinistra come consueto e si avviano nel terreno agricolo per poi, ecco il terzo come si evince dalle immagini gira a sinistra e si avviano verso la parte del ponte. Ricordo che sono i primi ciclisti che in realtà, i primi biker che in realtà fanno parte del gruppo di testa, come si suol dire, ed ecco un altro biker nelle immagini e poi si avvia verso il terreno agricolo, si avvia verso il ponte. È un punto di riferimento molto interessante anche il ponte, che consente ai biker di poter, ecco, passa sotto il ponte come si evince dalle immagini, poi risale per poi. E poi vedremo che saliranno sul ponte e indirizzarsi verso la zona della siepe. Davvero uno spettacolo della natura. C'è un altro biker che un altro ancora vedete nelle immagini. Sono già passati, ecco, siamo già penso a un 13-14 biker che in realtà stanno attraversando in pratica
la zona di campagna di Mignano Montelunga, questa gran fondo molto interessante sotto l'aspetto ambientale e quindi diciamo affascinante per percorrerla. Sarà un grande risultato alla fine. Ecco, vedete, siamo già giunti, sono già diversi i biker che hanno, sono i primi in effetti che hanno attraversato. Adesso si segue la gara da terra, come si evince dalle immagini, sono riprese da terra, molto emozionante possiamo dire, e dovrebbero scendere in pratica alcuni ciclisti delle biciclette elettriche. Si tratta appunto di Bernardo Alois, poi dovrebbe scendere anche Vincenzo Feola. In più Lepre, ricordiamo Lepre il triciclo Sidicino, Vincenzo Feola Pezzotto Cicloteam e Briganti, Alois Bernardo Cus Caserta. Sono questi, diciamo, alcuni biker tra cui troveremo anche Lepre, il triciclo Sidicino. Quindi diciamo che tutto sommato si tratta di una gara molto complessa e difficile per quanto riguarda, ma molto affascinante. Poi troveremo anche Luca Prete, Diego Romano di Tutto Bici Romano, De Angelis, triciclo Sidicino, Di Fonso della Bike Extreme Racing Team. Quindi ecco, stanno per scendere tutti. Troveremo anche Parlato della Over the Top, scusatemi, Di Fonso del team Giannini. Stanno scendendo in questo momento tutti i biker che in realtà stanno veramente disputando una gara molto competitiva. Questo lo posso dire a grossa voce perché in effetti diciamo gli atleti, come si può vedere dalle immagini, sono uno vicino all'altro, quindi non c'è una dispersione. Questo è fondamentale per una gara che in realtà si tratta appunto di un gran fondo. Ricordiamo che sono due percorsi, uno di 42 km e l'altro di corto di 22 km. Diciamo è stato molto attraente per i biker riuscire ad effettuare questo percorso nella natura. Davvero c'è una natura meravigliosa, straordinaria, che si può descrivere in tutti i versi di qualunque libro ambientale. E ricordo che in realtà adesso troveremo poi successivamente altri biker come Bruno Ragucci dell'Essa si Munta Bike. Quindi davvero un successo anche per ciclistico, non solo per l'organizzazione, ma anche per quanto concerne la gara, la competizione da parte della compagine Essa si Munta Bike, che ha trovato riscontro in questa gara, davvero un successo. E intanto vediamo un attimo la discesa di questi biker e che in effetti si avviano verso il davvero molto interessante, affascinante. Ecco che troviamo un altro biker, quindi che chiude in pratica questo momento, e adesso dovrebbe arrivare il turno di Bruno Ragucci. Si continua a percorrere la gran fondo del castello. Nelle immagini un altro biker che attraversa, ed ecco Sebastiano Minutolo di Team Amoruso. Nelle immagini a sinistra gira molto bene, ci sono le frecce della MTB. Di nuovo, sempre per la gran fondo, carissimi utenti, un altro biker che sta scendendo, una discesa molto ripida. Tra poco sta arrivando adesso De Santis della MTB Ruote Matte. Tra poco lo vedremo nelle immagini. Eccolo, corre in discesa, gira a sinistra. Bravissimo l'atleta, molto bravo in questo caso. Nelle immagini Guastafirro. Di MTB, I Love MTB, Torre del Greco, ottimo il suo lavoro, ottima la sua prestazione.
Tra poco ci sarà appunto della Pietra Salvatore Ciclo Carbonari Bikers. Ecco le immagini, ottimo la sua funzione. Finora gira a sinistra e si porta attraversa appunto il terreno agricolo dei vigneti. È la volta di Enzo De Pascale, sta raggiungendo qui appunto questo punto cruciale molto interessante. Enzo De Pascale, Matese Racing nelle immagini. E poi c'è Gianni Raviele Maria di Matese Bike Team, un altro biker che continua a scendere. Ottimo lavoro comunque di questi biker che stanno attraversando la Gran Fondo. Si continua, carissimi utenti, con un altro atleta qui nelle immagini che continua a rincorrere i suoi concorrenti. È la volta adesso di De Cristofaro di Bici Incanto nel Vulcano. Nelle immagini dietro di lui Matteo Fauceia di Bike Extreme Racing Team, poi abbiamo Davide Tommassi di Bike Extreme Racing Team. Adesso giungerà appunto Diego Iorio di Ciclo Carbonari Bikers. Tra poco lo vedremo scendere praticamente. Vediamo un attimo le immagini. E poi la volta di Cioppa Alessio. Di Return to Life di Pagliaro Cubulteria Bike, Pascarella di Carbonari Bike. Ed ecco scendere Cioppa Alessio di Return to Life. Abbiamo appunto Cubulteria Bike Pagliaro. Abbiamo Pascarella della Ciclo Carbonari Bikers Vecchio. E tra poco troveremo anche Tempesta Ivan. I ciclisti si avviano ad attraversare il terreno agricolo dei vigneti. Ecco Tempesta Ivan nelle immagini. Abbiamo Salvatore, il triciclo Sidicino Montaquila, Giuseppe Castaldo di Matese Racing, Gianluca Nardiello della MTB I Love Tor del Greco. Poi ecco Di Miele, il triciclo Sidicino nelle immagini. Carissimi utenti, di nuovo in azione Giuseppe Carotenuto, abbiamo appunto la Ciclotec, abbiamo Antonio Bardeo, D'Ambrosio Ciro della D'Ambrosio Team, D'Agostino Emiliano, Mallozzi Santa Maria, Stasio Daniele, Di Leone Michele. Tutti si avviano verso il traguardo, come si evince dalle immagini. Una gara molto competitiva che trova davvero esaustiva la partecipazione. Intanto Buontempo Emilio di Seturri Bike, dietro di lui un altro concorrente che gira a sinistra. Si continua con Caliendo, il triciclo Sidicino, poi abbiamo Cestrone, sempre il triciclo Sidicino, e infine Ginocchio Raffaele Matese. Abbiamo un altro percorso molto interessante, sempre intorno al ponte, vedete, tutto è un percorso formato trekking, però riservato alle mountain bike. Abbiamo Giuseppe Miniello, Marco De Rico, Paolo Bettini, ecco tutti biker che dovranno affrontare in realtà il percorso. Ecco un altro percorso davvero molto interessante. Troviamo Sciolo Alessio Bici Incanto nel Vulcano come Finelli e anche Bettini Ciclistica L'Aquila. Significativo. Ecco che siamo all'arrivo, carissimi utenti. Luigi Ferritto vince di nuovo la Gran Fondo. Luigi Ferritto della Team Giannini in prima posizione qui a Mignano Montelungo. Ed ecco che per le bike Alessandro Russo nelle immagini sta per arrivare. Alessandro Russo di Estasi Mountain Bike sta girando appunto intorno al castello. Ed ecco Alessandro Russo dovrebbe spuntare a momenti. È il primo in posizione di classifica in questo momento. Ed ecco Alessandro Russo di Estasi Mountain Bike che taglia il traguardo. Prima posizione per lui. Domenico della Pezzotto Ciclo Team e Brigandi. Poi è la volta di Marcello Franco di Bici Incanto del Vulcano.
sta per arrivare in questo momento che taglia il traguardo. Marcello Franco, poi è la volta di Giuseppe Formicola, sempre di Bici Incanto nel Vulcano, e dietro di lui insieme a Davide Amati della Rotten to Life. Poi è la volta, dovrebbe essere la volta di Pasquale Falcone della Team Giannini. Pasquale Falcone, poi abbiamo appunto Ettore Scognamiglio della Pezzotto Ciclo Team e Briganti, abbiamo Bernardo Alois di Cus Caserta, Luca Prete, Valle Giovani Sport, ricordiamo che c'è anche il percorso corto, poi abbiamo Mirko Zanni. Il triciclo si vicino nelle immagini, Carmine De Angelis, sempre il triciclo si vicino, ecco Carmine De Angelis, benissimo, dietro di lui Vincenzo Parlato, Vincenzo Parlato di Team Over the Top Bike, poi è la volta di Rocco Stefano Lucky Team, ospite in pista, e è la volta di Rocco Stefano Lucky Team. Poi dovremmo avere Milano Luca e Di Florio Andrea, Milano Luca di Isernia Bikers e Di Florio Andrea di Isernia Bikers. Vediamo un attimo l'arrivo di questi due biker. Davvero è stato un successo strepitoso. Eccolo nelle immagini, Luca Milano di Isernia Bikers che sta per tagliare il traguardo. Un successo strepitoso, straordinario da parte dell'organizzazione. Ecco, taglia il traguardo Luca Milano, è la volta di Andrea Di Florio che sta, è la volta di Andrea Di Florio a Isernia Bikers nelle immagini che taglia il traguardo. Benissimo, anche la squadra sportiva di Isernia è andata molto bene. È la volta poi di Difonso, Antonio Difonso di Bike Extreme Racing Team, che taglia il traguardo. Ottimo successo della kermesse sportiva. Ed ecco Acciardo Giuseppe, il triciclo Sidicino taglia il traguardo. Intanto arriva Cicerone della Molise Cycling Team che taglia il traguardo, ottimo successo per lui. Ed ecco giungere Sebastiano Minutolo della Team Amoruso nell'immagine che taglia il traguardo. E la volta poi di Giuseppe Maiello, Matese Racing, eccolo nelle immagini, ottima posizione per lui. Abbiamo Vincenzo Falco della Pezzotto Ciclo Team e Briganti nelle immagini col numero 56. Giunge, ecco, al traguardo della Pietra Salvatore della Ciclu Carbonari Bikers e Gennaro Vitale. Ancora in azione, carissimi utenti, arriva in questo momento della Ciclu Vincenzo Pascarella della Ciclu Carbonari Bikers. Numero 80 e 71 che tagliano il traguardo precisamente. Anche Riccardo De Santis della MIB Ruote Mappe. Ruote Matte. In più abbiamo Cestrone, il triciclo Sidicino, e Caliendo, il triciclo Sidicino. Ed ecco tagliare il traguardo Bardellino della Team Giannini, davvero. La società sportiva si è dimostrata molto forte in questa gara. Giunge anche Guastafierro, I Love MTB Torre del Greco nelle immagini. Ecco tra poco giunge al traguardo De Pascale di Matese Racing nelle immagini che sta per tagliare il traguardo. Davvero ottima prestazione per lui e per la società sportiva.
Ed ecco tagliare il traguardo, appunto, Raviele della Matese Bike Team, Pagliaro, Cubulteria Bike, Montaquila, Triciclo Sidicino, inoltre caro tenuto della Over the Top, Diego Ioro della Ciclo Carbonari Bikers. Ed ecco tagliare il traguardo, Rocco Patrizio della Ciclo Carbonari Bikers, bravissimo, ottima prestazione per lui, Tempesta Ivan sta per arrivare della Fan Bike e la Ed ecco carissimi utenti arrivare al traguardo Danilo Lanni della MTB Bike Cassino nelle immagini che sta per tragliare il traguardo. Quindi ricordiamo società sportive del Lazio, società sportive del Molise, dell'Abruzzo, ecco Danilo Lanni che taglia il traguardo. E la volta poi di notte della Molise Cycling Team, eccolo nelle immagini, grande successo per lui. Adesso segue, dovrebbe arrivare Paolo Bettini di Ciclisti L'Aquila ed ecco appunto tagliare il traguardo da parte di Paolo Bettini di Ciclisti L'Aquila, come sostenevo, e in più arriva anche Emiliano D'Agostino, dovrebbe arrivare. Ecco Emiliano D'Agostino della Bikers Casalvieri. Un successo strepitoso quella della Gran Fonte del Castello qui a Mignano Montelungo, un successo determinato grazie all'impeccabile organizzazione. Intanto arrivano Borrello Ferdinando della Passion Bike e Lepre Francesco, il triciclo Sidicino, che tagliano il traguardo. Adesso è la volta di altri biker che dovrebbero arrivare a momenti. È la volta di Aniello Jessi d'Ambrosio Bike nelle immagini, poi Luigi Esposito della Lucky Team, poi giunge anche Passacantando Luca Aurunci Cycling Team, Matteo Fauceia della Bike Extreme Racing Team. Taglia il traguardo anche Alessio Cioppa, Return to Life. Intanto arriva anche Chiacchio Carmine della Ciclo Carbonari Bikers, che taglia il traguardo, ottima prestazione la sua, come si evince dalle immagini. Poi abbiamo Michele Di Leone, team Momo Bikers, poi è la volta di Nardiello Gianluca, MTB I Love Torre del Greco. Ecco che taglia il traguardo. Sta per tagliare il traguardo, carissimi utenti. Un attimo. Taglia il traguardo Panella di MTB Ruote Matte. Non è questo, è l'altro, eccolo nelle immagini che taglia il traguardo. È la volta di Castaldo Giuseppe, Matese Racing Team, che taglia il traguardo. Molto bravo il biker. Intanto sta per giungere al traguardo Antonio Perino della Over the Top, Team Over the Top Bike. Antonio Perino nelle immagini ed ecco che sta per tagliare il traguardo Antonio Perino del team Over the Top Bike. Dietro di lui c'è Tommaso Ruzzi, il triciclo Sidicino. Davvero un successo della kermesse sportiva, ma soprattutto è stata una gara molto competitiva. Intanto giunge il biker Floridi MTB Ruote Matte, davvero straordinaria la sua prestazione. Eccolo nelle immagini che sta per tagliare il traguardo. Complimenti. Sta per giungere al traguardo Miniello Giuseppe della Team Giannini. Team Giannini è una società sportiva che si sta distinguendo in questo campionato, soprattutto in questa Gran Fondo. Ecco tagliare il traguardo. È la volta di Finelli Marino della Bicincanto nel Vulcano. Ed ecco che stiamo attendendo le donne. Taglia il traguardo Martina Santoro di Tony Bike. Complimenti, prima posizione per lei. Poi è la volta di Fascitiello di Triciclo Sidicino. E adesso attendiamo le altre due donne, c'è una competizione netta tra Cinzia Micco della Matese Racing ed ecco Marzia Di Lorenzo, Rocca Bike che taglia il traguardo. Marzia Di Lorenzo, seconda classificata di Rocca Bike, eccola nelle immagini, dietro di lei Cinzia Micco, grande prestazione di Matese Racing, grazie dell'attenzione su telesport.name.